quelle ondate prolungate di calore di queste settimane, accompagnate da forte umidità e spesso da assenza di ventilazione, possono rappresentare un grande rischio per un po' per tutta la popolazione. Gli effetti possono essere diversi, ad esempio qui sui luoghi di lavoro, ma anche per chi sta a casa. I crampi, ad esempio, causati da perdita di sodio dovuta alla sudorazione e ad una conseguente modificazione dell'equilibrio idrico salino, e poi gli edemi, i gonfiori, a causa di una ritenzione di liquidi negli arti inferiori come conseguenza di una vasodilatazione periferica prolungata. Un rimedio semplice ed efficace è tenere le gambe sollevate ed eseguire di tanto in tanto dei movimenti dolci per favorire il reflusso venoso. E poi la congestione, a causa di bevande ghiacciate in un organismo surriscaldato, con un eccessivo afflusso improvviso di sangue all'addome. E poi ancora, tra gli altri effetti, la disidratazione per la perdita di acqua da un organismo maggiore di quella introdotta, e vi sono effetti anche sulla pressione arteriosa. Le persone ipertese e cardiopatiche, soprattutto se anziane, ma anche molte persone del tutto sane, possono manifestare episodi di diminuzione della pressione arteriosa, soprattutto nel passare dalla posizione sdraiata a quella eretta. E poi il caldo intenso può determinare l'aggravamento di malattie preesistenti. Potenzialmente tutte le patologie croniche espongono ad un rischio maggiore anche di mortalità in presenza di condizioni di caldo estremo.